Continuiamo, andiamo in casa Caraffa, c'è con noi il tecnico della compagine dell'entroterra catanzarese, mister Stanizzi. Buonasera, ben trovato. Buonasera a tutti voi, buonasera. E dunque, mister, oggi arriva questa vittoria di misura maturata nei momenti iniziali della gara. Possiamo dire che questo è forse il passo decisivo per la salvezza o ancora, bisogna macinare? Ancora, come dicevo l'altra volta, secondo me ci vogliono 37-38 punti per la matematica, anche perché come vediamo oggi Cutro ha vinto, quindi la classifica non si allunga. Poteva essere decisiva, dovevano perdere sotto, ma continuano a fare risultato, quindi sicuramente abbiamo bisogno di 3-4 punti. Che comunque possono arrivare nelle due partite interne, che comunque sono contro anche due avversari veramente importanti, perché comunque il vostro calendario vi mette contro le prime tre della classe più la Juve Emilia. E c'è il recupero con Sì, l'Abruzzum. noi abbiamo già mercoledì il recupero col Blitzmu, quella potrebbe essere già una partita abbastanza decisiva, perché se dovessimo vincere, essendo uno scontro diretto con una squadra che sta sotto, potremmo dare quella spallata decisiva. Ma noi in questo momento non facciamo calcoli, anche perché la società ci ha chiesto di scalare il più possibile, al di là della salvezza, di scalare il più possibile le posizioni. Quindi ci proveremo, al di là dell'avversario, a cercare di portare sempre più punti possibili. Mister, questa vittoria maturata all'inizio, diciamo, il gol vi ha fatto poi, vi ha dato sicurezza e avete gestito la partita oppure è rammaricato perché il risultato poteva essere diverso? No, ormai è diventata una consuetudine, noi non facciamo proprio una fatica enorme a far gol rispetto alle azioni. Io ho il preparatore dei portieri mio che conta le azioni. Oggi abbiamo avuto 20-22 occasioni pericolose, di cui 7-8 clamorose. Poi loro fanno un tiro in porta, prendono traversa, rischiamo di pareggiare la partita. Purtroppo questa è stata la nostra pecca quest'anno. Se avessimo avuto più fame sotto porta, noi saremmo stati col gruppo di sopra e non col gruppo di sotto. Comunque diciamo, ecco mister, ovviamente lei non si sbilancia, però la posizione bene o male è tranquilla, oltre a cementare, ecco, diciamo così, la permanenza e accontentare la società che vi chiede di scalare posizioni, c'è anche un po' una fase di valutazione pure rispetto al prossimo anno, ancora di questo non si discute. Guardi, per quanto riguarda me come allenatore, io non ho mai parlato della stagione successiva in quella in corso, ma proprio come politica, anche perché noi siamo dilettanti, non è che abbiamo contratti firmati, Certo. biennali o cose. Sicuramente la società questo sta facendo questa valutazione e nel discorso che le dicevo prima, di scalare posizioni, di cercare di provare a vincere le partite, è stato detto anche questo, che ne va della conferma oppure di non conferma di qualche giocatore. Certo. Va bene, mister, noi la ringraziamo per essere stato con noi e una buona serata. Grazie mille, buon lavoro. Grazie. Buonasera.